Ancora una puntata dedicata al confronto tra tre aspiranti sindaco per la città di Pescara. È una città che merita un approfondimento e che vi consente di poter scegliere il miglior sindaco possibile il 26 maggio dentro le urne. Vi presento subito gli ospiti, gli aspiranti al sindaco di questa sera. Sono Marinella Scocco. Buonasera. Buonasera. È un cognome difficile, candidata sindaco del PD e del centro-sinistra. A seguire Gianni Teodoro, buonasera, lista. Buonasera. Teodoro, un volto noto ai pescaresi, e poi alla fine, non ultima, Erika Alessandrini del Movimento 5 Stelle, buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. Avevamo invitato anche Stefano Civitarese, ma purtroppo ha avuto impegni, l'altro candidato sindaco. I primi tre li abbiamo già fatti, ma ripeto, torneremo al confronto sulla città di Pescara. Cominciamo subito dalla signora Marinella Scocco, PD, candidata del centro-sinistra. Intanto i pescaresi la conoscono bene, però lei ha avuto un momento di cambiamento della sua vita politica aderendo all'MDP, sì. Articolo 1. Poi ci ha ripensato, ha fatto partire. No, dietro. Non ci ho ripensato. Io vengo dal PDS, la mia storia politica è una storia lunga, comincio dai quartieri, mi sono candidata la prima volta nel Consiglio dei quartieri della Madonna del Fuoco, lo specifico perché ci tengo molto a dire che la mia famiglia, io proveniamo da un quartiere di periferia difficile che mi ha dato lo slancio per potermi rimboccare le maniche e cercare di cambiare le cose. Avevo 20 anni e poi tutta la mia, diciamo, il mio percorso politico è stato a sinistra, quindi ero del partito del PDS, poi diventato DS, quindi sempre è a sinistra. È troppo giovane per essere stata nel PC, ovviamente. No, lì non c'ero, non ero ancora nata, è la giovane età. Ma sono comunque sempre a sinistra, sono rimasta appunto PDS, DS. Poi è diventato il PD e sono andata nel PD, poi 2 anni fa mi sono accorta che il PD stava cambiando secondo me, per cui ho deciso di approdare ad articolo 1. Oggi però sono candidata sindaco non solo del centro-sinistra ma anche di una coalizione a sinistra ma più allargata anche a delle liste civiche. Quindi non ci ho ripensato, sono sempre a sinistra, una sinistra aperta, inclusiva, libera, moderna, innovativa. Non sarebbe stato un peccato, perché anche in Italia ci stanno ripensando gli amici di MDP e stanno discutendo con il nuovo segretario del PD. Io sono il sindaco di tutti, queste liste, questi simboli. Lo diremo alla fine. Lei diceva una coalizione inclusiva, quindi che va ben più in là dello steccato del centro-sinistra classico, con liste civiche, un po' il modello Legnini delle regionali. Io chiamerei il modello Scocco, il modello M, come mi chiama mio marito o i miei amici. Il modello è un modello nuovo, un modello per Pescara città, che certo si ispira a un modello, come dire, a quello che è stato il modello Legnini, ma io sono un'altra persona e sono tra l'altro una persona molto autonoma, che vuole però ascoltare tutti, abbracciare tutti e non replicare ma personalizzare, perché chiaramente è diversa la partita rispetto alle regionali. Stiamo parlando di una città grande, la più grande, insomma, una delle città più dinamiche d'Abruzzo, quindi è un modello, diciamo, che calza a pennello per questa occasione, che è un modello allargato. Certo, stiamo facendo diverse liste, sono liste di sinistra, sono liste, ma anche liste civiche, c'è una lista anche del sindaco che vogliamo fare la più aperta possibile, anche un po' che rispecchia la mia storia, no? Che è una storia che viene dal volontariato, dall'associazionismo, da un mondo, diciamo, di impegno civile che è anche politico, perché no, è la politica quella vera, quella bella, quindi è un bel movimento di entusiasmo. Sono candidata da praticamente 50 ore, per cui in queste 50 ore stiamo cercando di velocizzare e di aprire un po' a tutti e di far sì che possa essere una bella sfida, una bella co-costruzione. Gianni Teodoro, lei è un volto noto della politica abruzzese, pescarese in particolare, ha deciso di correre da solo, candidarsi a sindaco con la sua lista, che si chiama ovviamente Lista Teodoro. Perché ha fatto questa scelta?
Ma guardi, perché io credo ormai da 18 anni nel civismo, dal lontano 2001, quando altri pensavano che la politica fosse solo in capo ai partiti nazionali, io in controtendenza ho dato vita ad una lista civica e ricordo anche di essere stato protagonista nelle elezioni del 2003 cercando di spostare l'asse sul centro-sinistra rispetto all'allora centrodestra forte e autorevole in questa città. Ma che comunque nel tempo si era logorato e aveva commesso una serie di errori. Ora, sentire parlare di rinnovamento e di quant'altro che in questi anni ormai le nostre... è una moda. Si sono riempite insomma le nostre case di tante chiacchiere attraverso i talk show nazionali, promesse dette, promesse non dette, promesse fatte, promesse non fatte. Io credo che questo è un modo sbagliato della politica. La politica deve stare ai fatti. E cioè chi è uomo di parola deve portare a termine gli impegni che assume in campagna elettorale. Qui dimentichiamo che un candidato sindaco presenta il suo programma elettorale. Spesso e volentieri sul programma elettorale scrivono cose straordinarie, il libro dei sogni, che poi tutti disattendono puntualmente. Allora è bene ritornare alla politica, quella vera, quella fatta di esperienza, quella di un tempo quando vi era la scuola politica e chi voleva far politica doveva sottoporsi a quel giudizio, a quella preparazione, per dare all'Italia uno sviluppo e un futuro migliore. E sicuramente il passato rispetto al presente ha dato l'Italia. Adesso questa Italia la stiamo sgretolando, o meglio, la stanno sgretolando nel corso degli ultimi 20 anni. Ora, su Pescara, ed è chiaro che nella lista civica raccoglie tutto il mondo civile possibile e immaginabile, quindi dall'associazionismo alle professioni, quindi nella mia lista sono candidati medici, professionisti, architetti, impiegati, insegnanti, quindi voglio dire tutta la classe possibile e immaginabile in una società che vuole interrogarsi e vuole cambiare. Per sempre, ma lo dico per davvero, e a Pescara questo si respira nell'aria, io sono diciamo un po' datato, quindi ne ho fatte diverse di campagna elettorale, quindi conosco il clima, c'è una volontà di cambiare, vedremo delle belle sorprese in questa campagna elettorale. Lei è stato vice sindaco nella giunta di Pescara, ovviamente nella giunta sì. D'Alfonso. Sì. Rinnega questo passato o guardi, ha dei ricordi piacevoli? Io in quella giunta ho lavorato, credo di aver dato molto alla città di Pescara che ancora oggi mi viene riconosciuto. Non rinnego di aver sostenuto quel sindaco che in quel momento ha cercato di dare un impulso nuovo, un metodo nuovo alla politica locale. Poi però al di là del sindaco c'è il politico. Ecco, su questo insomma qualche riflessione in più nel mio tempo l'ho fatto e ritengo che se dovessi tornare indietro io quello che ho fatto allora non lo rifarei mai più. Ma il cuore di Gianni Teodoro e la lista sì. Teodoro da quale lato sì. batte? Verso il campo progressista, no, guardi, al centro o spostato? Io vengo da una cultura, quella democristiana. Io sono stato iscritto a 16 anni per libera scelta alla Democrazia Cristiana. Quindi mi sono rifatto sempre attraverso un opuscolo che avevo in casa della vita delle opere di Alcide De Gasperi. Credo che quello è il modello migliore che la società italiana abbia mai conosciuto. D'altronde sta nello spirito di quello che quell'uomo è stato in grado di fare attraverso la sua azione, ma attraverso l'azione del suo partito. Come tutte le cose, purtroppo, ahimè, nel corso dei decenni va a scemare e anche lì la Democrazia Cristiana negli anni, fine 80 purtroppo fu una realtà che andò nel baratro più totale, perché non vi erano più gli uomini saggi e illuminati che potesse guidare questo processo. Da lì nasce la Seconda Repubblica. Io cerco di fare un'esperienza con questi nuovi partiti che sono nati dalla sera alla mattina, ma mi sono accorto che non avevano nulla, ma nulla di concreto come era la Democrazia Cristiana o anche il Partito Comunista Italiano o il Partito Socialista Italiano. E quindi da lì ho iniziato a maturare l'idea di essere indipendente solo attraverso una mia lista che non mi sono nascosto, ci ho messo il mio cognome che ricordo a tutti, sono 25 anni che governiamo a tutti i livelli, regionale,
comunale Pescara, provincia di Pescara, circoscrizioni più importanti, non abbiamo mai preso un avviso di garanzia, siamo tre fratelli, mai e poi mai. Il cognome Teodoro è un cognome onorato e semmai dovevano vergognarsi gli altri che purtroppo hanno legami con persone che si sono ritrovate in situazioni vergognose. Perfetto. Erika Alessandrini, candidata a sindaco per il Movimento 5 Stelle, ancora una donna dopo la candidata alle regionali, una donna scelta dal Movimento per esercitare questa funzione importante che è quella di sindaco di Pescara. Come si sente in questo ruolo di candidata? Lei tra l'altro è in amministrazione nel Consiglio Comunale uscente. Come si sente in questa veste di candidata a sindaco? Innanzitutto è un grandissimo onore. Sono onorata di poter rappresentare il Movimento 5 Stelle in questa tornata elettorale. Sono onorata di poter seguire il cammino che ha già fatto la mia collega Enrica Sabatini, che è stata candidata sindaco anche lei nel 2014, quindi ancora una volta una donna, e spero di poter rappresentare il Movimento nel modo migliore possibile. Abbiamo passato gli ultimi 5 anni in consiglio facendo una durissima opposizione, siamo stati sempre presenti sul pezzo, non ci siamo mai sottratti al confronto, abbiamo dato battaglia più volte su temi che abbiamo ritenuto importanti per la città, non ci siamo proprio mai sottratti al voler mettere i puntini sulle i, e questo è evidente che la città ce lo sta riconoscendo. E quindi sono onorata e sento addosso la responsabilità di dover portare avanti il nostro programma, le nostre idee, il nostro modo di fare politica, che è una politica libera, libera perché ricordo noi ci presentiamo alle elezioni sempre con un'unica lista, quindi senza apparentamenti, senza legami civici, e questo ci permette di non dover avere restituzioni poi elettorali nei confronti di nessuno, ma di poter seguire il nostro programma, avere la nostra linea ed essere liberi di tirare dritti per la nostra strada. Il capo politico del Movimento però ha aperto in qualche modo la possibilità ad alleanze nei comuni e nelle regioni con liste civiche, anche se la decisione non c'è stata. Sì, si sta facendo adesso una riflessione a seguito delle elezioni regionali. Attenzione però che è un civismo in cui si parla proprio di civismo vero e proprio, quindi non di liste politiche che non sono accompagnate, quindi. Esatto, da simboli politici, ma di persone che si sono impegnate, quindi nell'ambito ad esempio della lotta contro degli ambientalisti, oppure che rappresentano comunque la storia di attivismo politico rispetto a questioni legate al territorio in cui ci si presenta. Lei in questi 5 anni si è impegnata in particolare sulle aree di risulta, quindi sarà uno dei temi fondamentali nel suo programma? Sì, certamente, abbiamo contrastato il progetto dell'area di risulta fin dal primo momento, perché è stato un progetto che non abbiamo gradito, come noi la città intera, sia nel metodo con cui è stato portato avanti dal centrosinistra, sia proprio nel merito delle scelte che sono state proposte. L'idea che è stata portata avanti dal centrosinistra ha completamente ignorato, diciamo, nel processo di formazione delle proposte la cittadinanza. Noi riteniamo fondamentale la partecipazione invece dei cittadini alle scelte che si fanno, specie su aree strategiche della città come quella dell'area di risulta, e nello specifico poi si è trattato di proposte che sostanzialmente ripropongono le stesse questioni che si portano avanti da 30 anni, quindi continuiamo a parlare sempre solo di parco, parcheggi, mobilità, il teatro, teatro sì, teatro no, come se tutte le risposte a tutti i bisogni della città dovessero concludersi, iniziare e finire tutti nell'ambito dell'area di risulta. Per quanto ci riguarda non è così, ma riteniamo che Pescara abbia molte altre aree strategiche da mettere a sistema e su cui ragionare. Faccio quindi riferimento ad esempio alla zona dell'ex COFA, il cosiddetto piano particolareggiato 2, parlo dell'ex fonderia Camplone, il piano particolareggiato 7, un'altra area che è grande quasi come l'area di risulta, parlo di tutte le aree del lungo fiume, anche quelle sono tutte aree strategiche su cui lavorare mettendole a sistema e lavorando insieme trovare ad ognuna la giusta vocazione.
Signora Sclocco, lei, lo diceva lei, ma è un dato acquisito, si è impegnata in questi anni da giovanissima, da piccola possiamo dire, nel sociale, nelle periferie della città, in una periferia in particolare. Quindi le chiedo, nel suo programma, questo aspetto del sociale e delle periferie avrà un ruolo importante, immagino. Sì, mi hanno insegnato a camminare con il passo dell'ultimo. Se una comunità intera impara a fare questo, trova giovamento la qualità della vita di tutti. Camminare al passo dei bambini, camminare al passo di chi non ce la fa, camminare al passo delle mamme, delle donne che sono molto spesso le ultime all'interno di una comunità, camminare al passo di chi fa fatica significa, ripeto, alzare il livello di benessere di tutta la comunità. Per me questo è fondamentale. Io sono una psicoterapeuta, quindi ho scelto anche come lavoro aiutare gli altri a trovare la felicità, a trovare il benessere, a stare bene, a vivere bene nella propria famiglia, nel proprio condominio, nella propria città. Per me è è lo spirito di servizio che ha caratterizzato ogni scelta della mia vita, anche quella professionale. Quindi certamente nel mio programma, che sarà presentato insieme alla candidatura dei candidati sindaci, ma che poi sarà anche un programma aperto alla città, sicuramente il benessere di tutti è fondamentale, sarà il trait d'union di tutte le cose che poi diremo nel programma stesso. Faccio un esempio: se un'area importante della città è un'area sicura, è sicura per tutti. No, se il mare è pulito per tutti, anche per gli ultimi, se la periferia è attaccata al centro, nel senso se la periferia diventa il centro in qualche modo della città ed è collegata perfettamente, non solo parlo di trasporti, ma parlo anche di servizi. No? Perché abbiamo tutti ben presente che cosa significa cominciare a fare le cose nei CAF, no? I CAF ci danno una mano, che sono su tutta la città, a sbrogliare dei documenti, no? Che ci aiutano per alcuni documenti, per alcune questioni burocratiche, anche riprendere questa esperienza del CAF per quanto riguarda le cose che riguardano il comune, no? I documenti del comune. Esiste l'online, ma non tutti, no? Sono in grado, sono capaci, e non tutto si può fare online, o il Comune di Pescara riesce ancora a fare online, come dire, il rapporto del centro della città e delle periferie oggi è ancora molto difficile, no? Far sì che veramente ci possa essere un'interconnessione veramente più importante. Ripeto, proprio per questo, se le periferie stanno bene, vivono una vita di qualità, il centro diventa ancora più bello e più accogliente. Quindi sicuramente un filo rosso sarà quello dell'inclusione sociale. Approfondiremo i temi programmatici, ma qui viene fuori, insomma, oggettivamente lo voglio dire, l'anima e gli ideali di una sinistra che si è smarrita nel tempo, secondo il ragionamento che ha fatto lei. Le faccio una domanda. No, ultimamente certi valori della sinistra si sono persi. I valori per ci strada. Sono ancora, no? Il problema che credo sia quello della sinistra è che un po' ha perso il legame con le persone, no? con i cittadini. Sicuramente di questo sono consapevole. Anch'io sono onorata di essere stata scelta come candidato di un'ampia, no? Del centro-sinistra, anche del centro-sinistra più allargato, però sono consapevole che anche attraverso questa candidatura e quindi anche la campagna elettorale e poi il governo, spero, della città, si possa ricucire un progetto di centrosinistra per la città di Pescara, che sia un centrosinistra inclusivo. Guardi, io sono di sinistra, lo sanno tutti, lo dice la mia storia, ma io sono stata agli scout, io ho frequentato l'associazionismo cattolico, che non è di partito. No, certo. La complessità di una donna significa tante cose, e quindi io voglio rappresentare tutti questi mondi, che sono stati i mondi che ho incontrato, i mondi che ho vissuto, i mondi che conosco meglio, dell'impegno civile. Poi il mio sguardo è sicuramente uno sguardo a sinistra. Ecco, lei mi devo passare a Teodoro, però lei mi tira una domanda che non posso evitare di farle.
la sua candidatura, la sua eventuale elezione, la sua giunta si pone in continuità o in discontinuità rispetto alla giunta attuale? Questa è una domanda che credo mi faranno tutti e quindi sono assolutamente pronta a rispondere, perché l'ho detto già dall'inizio, sono una persona autonoma, chi mi ha seguito in questi anni lo sa benissimo, ho fatto scelte autonome, scelte anche di rottura, scelte forti, io vado dritta come un treno e spero che possa andare dritta la mia città come un treno. La stessa cosa vale, rispondo la stessa cosa a questa domanda, la giunta Alessandrini, quindi sì, il sindaco ha fatto delle cose buone, che elencherò, che avremo tempo di avere, come dire, di discutere, ma sicuramente la città va migliorata. Ha fatto delle cose buone, ma bisogna fare molto di più, fare anche diversamente per quanto riguarda alcuni argomenti. Anch'io sono d'accordo sul metodo della co-costruzione. Guardi, io sono stata assessore regionale ad una delle deleghe più delicate, perché sono deleghe che riguardano le sensibilità, le fragilità, il dolore molto spesso. Sono riuscita a fare un piano regionale dopo 20 anni, co-costruendolo, riprogettandolo insieme alle persone. Se l'ho potuto fare in una regione, in una città, insomma, dovrebbe essere più semplice. Dovrebbe essere assolutamente più semplice. Quindi sicuramente l'amministrazione Sandrini ha fatto delle cose buone, ma come dire, vanno migliorate, la città va assolutamente cambiata. Ma nel segreto delle stanze dove si è decisa la sua candidatura, ha avuto anche il consenso di Alessandrini? Sì. Perfetto. Andiamo a Teodoro, Gianni Teodoro. Allora, il programma che riguarda la sua lista, le cose fondamentali del suo programma per questa città, quali sono? Quindi non il libro dei sogni, come dicevo prima, ma il programma deve vertere, secondo il mio modesto parere, innanzitutto sulla sicurezza urbana della città. Io ho lavorato in questi 2 anni, prima ancora che il ministro Minniti del governo di centrosinistra tirasse fuori il progetto per finanziare nelle città capoluogo e metropolitane i progetti di videosorveglianza, io già lavoravo al progetto di videosorveglianza. Progetto che ho portato a termine, che ho preteso, che ho voluto. Sicurezza dei cittadini. Sicurezza che ho voluto, che ricordo per chi non lo sapesse, ho fatto finanziare con fondi propri 500.000 euro, fondi propri dell'amministrazione comunale, abbiamo lavorato a questo progetto e abbiamo vinto anche il bando nazionale, per cui giorni fa è arrivata la conferma del 1 milione di euro, perché il progetto prevede 1,5 milioni di euro con una sala operativa all'avanguardia, d'accordo, dedicata esclusivamente sotto il controllo della Polizia Municipale e gli occhi elettronici ovunque e dappertutto, avremo una città videosorvegliata. Quello che la gente vuole, non le stupidaggini, le chiacchiere, il giro di parole, le concretezze che servono. Scusami, in questa Gianni, città. Questa è una cosa della giunta Alessandrini. Perfetto, che io continuo. Gianni era, sì, era esatto, e lo sono ancora. No, non era, sono dei progetti assolutamente innovativi. Solo Pescara abbiamo questo finanziamento. Lo dico per sostenere ancora di più. Lo dirò. E adesso ti ringrazio che tu lo ricordi, ma lo dirò. E quindi questo è un progetto che io continuerò con determinazione se sarò eletto sindaco, accanto a che cosa? Ad un altro progetto che ho voluto e mi sono inventato, di sana pianta, va bene, per all'interno del gruppo della Polizia Municipale, io ho dato vita al gruppo Giona, che è un acronimo di gruppo intervento operativo nucleo antidegrado, per colpire tutti coloro che occupano appartamenti abusivamente, delinquono in ogni forma e in ogni luogo, bene, per combattere il degrado urbano, con uno sforzo terribile, con un gruppo di 13 uomini, siamo riusciti a vincere il primo premio nazionale ANCI per la sicurezza urbana, quindi siamo stati riconosciuti a livello nazionale. Questo significa fatti, non chiacchiere, non parole, ed io continuerò, quindi se sarò sindaco, farò immediatamente un nuovo concorso per la Polizia Municipale e assumerò altri vigili per rafforzare il gruppo Giona, per tenere la città controllata da questi uomini in borghese, armati con i mezzi civetta. Va bene? Che non li vedi, non li ascolti, non li senti, ma poi arrivano nel momento in cui meno te lo aspetti. Questo è quello che vuole la gente ed io a questo ho dato una risposta.
poi i quartieri periferici. Io invertirò la rotta in maniera consapevole. I finanziamenti pubblici, quelli di risorse proprie comunali, regionali, nazionali ed europei andranno in un'unica direzione, e cioè quella della riqualificazione delle periferie. Io immagino una città policentrica e non una città monocentrica come abbiamo adesso, e tutti corrono nei luoghi di prestigio della città o comunque luoghi appetibili. La collega che parlava prima parlava in indicava alcune zone della città, sono luoghi appetibili. Noi invece dobbiamo riqualificare interamente le periferie. Vorrei portare nel Ferro di Cavallo un concerto di primo livello a livello nazionale, per dire che anche lì si possono fare i concerti e non solo nei luoghi centrali della città. Bene, questo lo si fa se si crede nelle periferie e se si ascolta la povera gente o la gente comune che vive e che opera e che dimora in quelle zone, che spesso sono lasciati indietro. Io non lascerò nessuno indietro, mi farò carico di tutti i problemi e con la mia determinazione, con il mio carattere anche un po', come dire, fermo, riuscirò a guidare questi processi e darò a Pescara un nuovo respiro. Questo è il punto di sostanza. Il sociale. Il sociale dal 2003, direttore, lei lo ha detto prima, io ho invertito la rotta, perché nell'accordo fatto, e mi rivolgo anche alla collega, in fase di ballottaggio in quella elezione che vide poi eletto il sindaco del centro-sinistra, io pretesi il raddoppio della spesa sociale. Va bene, sulla città di Pescara, e da allora è partita un'idea completamente nuova verso il sociale, dove è ancora poco, perché c'è ancora tanta gente indietro, e allora noi dobbiamo intervenire ed aiutare queste persone. E poi la città, il decoro. Se sarò sindaco farò immediatamente, istituirò un gruppo di lavoro, il NIR, il nucleo intervento rapido, per il decoro della città, la piccola manutenzione. Non è possibile che si va in una via, vi sono casomai dei marciapiedi con la betonella e le mattonelle che costituiscono, voglio dire, il corpo della pavimentazione sono divelti e creano problemi. Bisogna con un numero verde segnalare, intervenire immediatamente e ripristinare la normalità. Questo vuole la gente dal sindaco della città. Poi guardiamo i grandi temi, sono pronto a guardare i grandi temi. La navigabilità del fiume Pescara e il turismo. Bene, ne parleremo perché anche su questo si è detto tanto e poco si è fatto. Ne parleremo nel prossimo giro. Devo dire davvero convincente le parole dette da Gianni Teodoro. Dovremmo passare a Erika Alessandrini, ma dobbiamo fermarci, pubblicità. Seconda parte di Moby Dick, ripartiamo il confronto da Erika Alessandrini, candidata sindaco a Pescara per il Movimento 5 Stelle. Il programma del suo movimento e il suo programma elettorale, su quali emergenze si basa e su quali priorità? Allora, innanzitutto dobbiamo dire, nel trasformare quelle che oggi si sono incancrenite e sono diventate delle vere e proprie emergenze, che invece dovrebbero essere la normalità. Sentiamo le stesse persone ripeterci da 20 anni che i problemi sono sempre gli stessi, peccato che si presentano costantemente alle elezioni promettendo di risolvere questi problemi, ma i problemi rimangono e sono sempre gli stessi. Le risposte che sentiamo sono le stesse da 20 anni, e quindi è ora di riuscire a trasformare quelle che sono diventate delle emergenze invece in soluzioni di problemi e che diventino la normalità. Mi riferisco quindi al decoro cittadino, mi riferisco alle manutenzioni, e le manutenzioni che riguardano Corso Umberto, come Zanni, come San Donato e come Rancitelli. Mi riferisco al decoro, alle manutenzioni, all'illuminazione, al fatto che il comune sia un luogo efficiente ed accogliente per il cittadino. Il comune oggi non è efficiente, è un luogo che
spinge le persone, che in realtà riesce a mettere tanti bastoni tra le ruote agli imprenditori, ai commercianti, a chi vuole attivarsi, a chi semplicemente deve fare un documento. Chi frequenta il comune vuole semplicemente avere per esempio un rilascio di un certificato per l'occupazione di suolo pubblico, sa che deve attraversare 4 sportelli diversi, parlare con 4 uffici diversi, perdere tempo e non riuscire a concludere. Quindi una semplificazione della burocrazia. Non deve essere un ostacolo, ma deve aiutare le persone e deve sostenerle nella loro voglia di poter vivere in città con serenità, dignitosamente, con il minimo, come dire, della dignità del vivere, dell'abitare e del lavorare che deve essere garantito. Garantito questo, poi si può passare ovviamente anche alle questioni straordinarie di medio e di lungo periodo. Quindi certamente dobbiamo risolvere le questioni più impellenti, come dicevo. Il comune deve diventare un comune aperto. Il comune è la casa di ogni cittadino e deve riuscire a dimostrarsi vicino, deve ricostruirsi quel senso di dialogo, di comunità, si deve azzerare la distanza che invece è stata posta in questi anni tra il politico e il cittadino, e l'uomo deve diventare, le persone, coloro che abitano e vivono in città, devono diventare il centro dell'interesse pubblico e quindi del lavoro della politica. Purtroppo non possiamo dire che il lavoro che è stato fatto negli ultimi anni, insomma, rispecchi questo obiettivo. Possiamo far riferimento per esempio ai bilanci degli ultimi anni. Il comune nel 2014 è entrato in predissesto, cioè sostanzialmente ha fatto un concordato preventivo rispetto al fallimento. Questo ha portato per 10 anni, quindi per i 5 passati e per i 5 che verranno, le tasse al massimo. E questo vuol dire che il centrodestra ha lasciato e il centrosinistra, ma diciamo, non è detto che lo stia facendo, perché comunque lo fa sulle spalle dei cittadini, e i bilanci non si guardano solo negli ultimi 5 anni, ma diciamo che tutte le questioni legate alle tassazioni già vessano in particolare gli imprenditori, i commercianti e coloro che lavorano in città. C'è bisogno quindi di aiutare, di sostenere coloro che vogliono investire a Pescara. C'è bisogno poi di lavorare su quelli che ritengo siano i gioielli di famiglia. Abbiamo il mare, abbiamo il fiume da tutelare, da salvaguardare. C'è bisogno di lavorare su tutto ciò che oggi ancora è una potenzialità inespressa, e ce ne sono tante in città, e c'è bisogno di riuscire a valorizzarle con un lavoro preciso e efficace ed efficiente. Bisogna dare opportunità alle persone di poter lavorare e vivere in maniera semplice, senza trovare ostacoli, e la politica deve fare questo. Marinella Sclocco, c'è un'emergenza oggettivamente, perché c'è in tutta Italia, insomma, l'Italia è un paese ormai in recessione o comunque in stagnazione, c'è un'emergenza povertà anche in questa città, c'è un'emergenza legata alla viabilità e al traffico, soprattutto traffico e parcheggi. Ecco, che idea per risolvere queste emergenze? Sì, rispetto alla povertà sicuramente è un problema generale, perché qualcuno ci sta portando chiaramente in uno stato di povertà, e parlo di questo governo, perché siamo veramente in recessione da qualche mese, coincide con un governo di un certo tipo, e chiaramente quindi diventa un argomento che è un argomento generale. Ma detto questo, è chiaro che c'è una povertà che ci preoccupa, ripeto sempre, perché su questi temi chiaramente ho lavorato da sempre, ma negli ultimi 5 anni in maniera molto sostanziale. Come assessore regionale sono riuscita a far sì che ogni ambito sociale, quindi anche Pescara, che è un ambito sociale a sé unico, la città di Pescara è un ambito sociale, avesse 100 milioni di euro in più all'anno per il piano sociale. Il piano sociale è un po' la cartina geografica dei bisogni della città, che il comune usa per poter dare delle risposte. Quindi 100 milioni di euro in più per risolvere anche i problemi della povertà. Come? Certamente né con la social card né con un reddito di cittadinanza che fa rimanere le persone tutto sommato non attive nei confronti della loro vita e in generale della comunità, ma
ma cercando di far sì che ci fossero fondi con progetti europei che aiutassero le persone ad uscire fuori con le proprie risorse personali. Si parla di resilienza tanto, pochi sanno che cosa significa veramente, con le risorse che rimangono quando non hanno le persone più niente, e cercare di rimettersi nel mondo del lavoro. Ci sono storie che ho sentito, che ho ascoltato in questi anni, di pescaresi che grazie a questi progetti di reinserimento nel mondo del lavoro hanno trasformato la loro vita. Ultra sessantenni, ultra cinquantenni che avevano perso il lavoro anche da 10 anni e che hanno avuto la possibilità di rimettersi in gioco e di essere assunti anche a tempo indeterminato, di giovani che volevano andare via da Pescara, volevano andare via dall'Abruzzo, e che invece attraverso questa progettualità, questi fondi che siamo riusciti a dare al Comune di Pescara, hanno ritrovato la strada e insomma il lavoro è connesso con l'uscita dalla povertà. Certo. E quindi è fondamentale lavorare anche in questo senso. Si lavora sul lavoro, si esce, si dà non il pesce ma si dà la canna da pesca per poter avere risorse proprie, ma non solo. Le risorse personali sono anche di altro genere, non solo quelle lavorative, no? Ma anche quelle motivazionali, quelle che ti fanno alzare la mattina e ti fanno rimboccare le maniche. Abbiamo fatto sì che a Pescara ci fossero dei centri pubblici con professionisti di affiancamento, di accompagnamento ai problemi delle persone, a problemi della famiglia, dei progetti, un progetto che si chiama Care Family, no? Quindi un progetto di accoglienza per chi in qualche modo ha perso la bussola, che gratuitamente, andando in questo centro, trova assistenti sociali, consulenti del lavoro, ma anche psicologi, per poter riuscire ad uscire da questo stato di povertà che non è sempre solo materiale, ma ripeto, a molte volte anche insomma uno stato di solitudine, di depressione, di mancanza del lavoro, ma non solo. Abbiamo cercato di dare delle risposte anche materialmente, perché abbiamo aumentato i fondi alle mense che si occupano di dare una, come dire, di far mangiare molti italiani oggi. Ci sono nelle mense pescaresi, e quindi anche un aiuto di tipo materiale. Insomma, continuare a far sì che il benessere, quindi l'uscita dalla povertà, possa essere una presa in carico da parte del comune dei bisogni sia materiali che, come dire, psicologici, quindi di benessere proprio, che lavorativi. L'altra domanda non la ricordo. No, adesso la facciamo dopo, al prossimo giro, e quindi ci fermiamo sul tema povertà e lavoro, perché è vero, le due questioni sono strettamente collegate. Gianni Teodoro, lei ha una ricetta per risolvere questo dramma? Guardi, è proprio un dramma come lei dice, però le voglio far notare che io ho partecipato in maniera attiva con la struttura comunale proprio per un problema reale che noi avevamo in città, cioè i numerosi luoghi a parco della città erano, per un periodo di tempo e per mancanza anche di fondi, poi spiegherò anche quanto abbiamo fatto in questi anni per recuperare e per riportare il comune in una forma piuttosto solida economica rispetto al cosiddetto predisesto finanziario che altri hanno lasciato. Questo per dire che attraverso la semplice pulizia dei parchi abbiamo pensato che la società in house attiva potesse inglobare al proprio interno la gestione del verde cittadino, quantomeno partendo dai parchi, per poi allargarsi anche alle aree comunali di proprietà ma che non sono parchi, e lo abbiamo fatto. Tanto è vero che da qui a poco ci sarà anche da parte di Attiva stessa un concorso pubblico per assumere appunto nuovi giardinieri. Quindi abbiamo dato nuovi posti di lavoro, ma in loco, senza passare attraverso le gare pubbliche, che spesso erano aziende che provenivano da fuori. Sempre lavoro è, però teniamo conto anche dei nostri che hanno necessità, cioè i pescaresi, di lavorare. Lo abbiamo fatto, mi sono battuto, ho cercato di far capire questo nella giunta comunale, al sindaco, alla giunta, i dirigenti, e che hanno condiviso, e quindi siamo già ad un passo in avanti, un piccolo passo.
basso per l'occupazione, ma sicuramente è importante. Ma è proprio qui che deve nascere invece l'occupazione. Noi dobbiamo rendere di nuovo navigabile il fiume, perché dobbiamo ripartire con i collegamenti con la Croazia. E questo, quindi il turismo soprattutto, e questo, può dare lavoro. Certo, attraverso il turismo, ma l'Abruzzo stesso nel suo genere può vivere di turismo, e Pescara lo deve fare. E noi non dobbiamo aver timore. Mi hanno insegnato nella vita, e sin da bambino mia madre, che chi delitti non ha, della corte non trema. Cioè il pubblico amministratore non può fermarsi davanti ad una norma perché lo spaventa. Se è persona per bene e quella norma non permette un procedimento per realizzare o per risolvere quell'annoso problema, si chiede udienza al procuratore della Repubblica e si va a chiedere lui, ci aiuti lei a capire come meglio noi possiamo rispettare la legge e applicare la legge per risolvere questo annoso problema, e cioè la navigabilità del nostro fiume. Bene, questo è il pubblico amministratore, deve essere come la moglie di Cesare, al di sopra di ogni sospetto. Chi è in grado di fare questo e ci mette la faccia, significa che è un uomo che può dire sono un amministratore comunale. E concludo, per chiudere un sì. pezzo di ragionamento iniziale. Io vedo anche il rilancio della città e quindi del settore commerciale, perché la città di Pescara su questi assi si è evoluta e cresciuta, va bene, sull'asse commerciale, sul terziario in generale, insomma. Quindi noi dobbiamo creare immediatamente, anche per dare respiro alla città e portarla fuori da questo inquinamento che comunque sta esasperando la città anche di Pescara, dobbiamo creare un grande quadrilatero che va da Piazza Italia fino a Viale Muzzi, lasciando libera la riviera e immettendo dentro Corso Vittorio Emanuele, dove diventa una grande ZTL con due grandi parcheggi di scambio a sud e a nord della città, con il parcheggio centrale della città che è l'asse di penetrazione dell'area ovest della nostra città, Spoltore, Moscufo ed altre ancora, Pianella e via dicendo, per lasciare il mezzo per chi proviene da quell'asse nelle aree di risulta, chi proviene dall'area nord, Silvi, Montesilvano, Città Sant'Angelo, a nord della città, e chi proviene da Ortona, Francavilla, Vasto, insomma da sud della città, nella cintura della città creare questi grandi parcheggi di scambio. E poi un sistema innovativo, perché oggi ci sono, che sono bus elettrici piccoli che possono muoversi tranquillamente in città. Questo è quello che va fatto insieme con la Regione Abruzzo e con la tua, che è l'unica società regionale del trasporto pubblico. E lei ha anticipato la domanda successiva. Restiamo invece sul tema del sociale, lavoro e povertà. Ecco, il Movimento 5 Stelle che idea per risolvere questi temi importanti? Intanto mi permetta una battuta, perché qui sembra di sentire qualcuno che non è ancora al governo della città, invece è da chiedersi perché tutte le cose che si stanno elencando adesso non sono state fatte nei 5 anni precedenti, visto che si era ancora al governo cittadino. Avete presentato un progetto dell'area di risulta che fa l'esatto contrario di quello che sostenete che si dovrebbe fare in quell'area. Si parla tanto dei parcheggi di scambio, invece i parcheggi che c'erano pubblici vengono trasformati in parcheggi privati, e poi addirittura in consiglio si definisce interesse pubblico che diventino supermercati. Per fortuna pochi giorni fa abbiamo visto che il TAR ha annullato con una sentenza la delibera che riguardava il famoso parcheggio di via Bologna. Sì. Diciamo quindi che se si parla di parcheggi di scambio, se si parla di ZTL, se si parla di un certo tipo di gestione della mobilità, delle infrastrutture, lo si dovrebbe fare piuttosto che dirlo. E sono 5 anni che siete al governo e tutto questo non si è fatto. Sono 20 anni che destra e sinistra si alternano al governo della città e continuano a ripeterci le stesse cose, e non ce n'è uno che ha il coraggio poi effettivamente di metterle in pratica e di creare finalmente questi famosi parcheggi di scambio, di prendere una decisione chiara sulla mobilità e sul trasporto pubblico. Sentiamo, il trasporto pubblico è regionale, la tua è un'azienda regionale che dà a Pescara, il comune di Pescara paga alla tua un tot di chilometri, quindi noi paghiamo
paghiamo dei chilometri che poi vengono tradotti dalla tua stessa in autobus e quindi percorsi e corse di trasporto che è la tua stessa a decidere. Si chiama servizio di trasporto pubblico e viene totalmente deciso e, come dire, delineato all'interno della città dalla regione. Non c'è mai stato qualcuno del comune che abbia sbattuto un pugno sul tavolo per dire: ecco, l'autobus deve passare qui, deve passare con questi orari e con queste frequenze, questa deve essere la fermata. Vediamo autobus che il comune paga girare completamente vuoti in orari che non servono e vedere invece persone accalcate alle fermate, ancora mi riferisco all'area di risulta, in orari di punta, all'area di risulta pensiline inesistenti con le persone che rimangono per decine di minuti sotto l'acqua e sotto la neve al freddo. Bene, tutti questi sono problemi che dovrebbero essere risolti da un'amministrazione che è in grado di affrontare questi tavoli e di porsi, come dire, con il pugno di chi autorevolmente deve governare una città. Tutto questo finora non è stato fatto, ma soprattutto perché? Perché chi parla poi non è chi utilizza il mezzo. Racconto questo aneddoto in una delle prime commissioni che ci sono state in comune con la Commissione Mobilità, Grandi Infrastrutture e Mobilità, con i rappresentanti della tua. Alzai una mano e dissi: ok, siamo qui a raccontarci come si deve migliorare il servizio pubblico, tutte le solite favole che sentiamo rispetto a chi governa, ma scusate, quanti di voi qui dentro prendono l'autobus? Compreso il rappresentante della tua, bene, nessuno di loro prendeva l'autobus. Io che l'autobus lo prendo posso dire che ne apprezzo, ne posso apprezzare purtroppo i limiti e tutto ciò che non funziona. Peccato che tante volte chi va al governo cittadino invece è una persona che non utilizza i mezzi pubblici, che non utilizza la bicicletta e che non sa effettivamente poi nemmeno di che cosa sta parlando. Apprezzo intendeva tra virgolette. Esattamente. Benissimo. Torniamo alla signora Sclocco. Ecco, lei non ha parlato invece della situazione del traffico urbano e del trasporto pubblico urbano. Qual è l'altra parte trasporto della pubblico urbano. Qual è la sua idea su questo? Sicuramente Pescara è una città ingolfata. Una città che ha una mobilità complessa, che in alcuni orari diventa complessissima. La cosa che mi preoccupa di più non è tanto che il guidatore sta lì fermo per minuti nel traffico, ma è chiaramente anche la qualità dell'aria. Che è pessima, quindi proprio perché deriva da una difficoltà di avere una mobilità diversa. È chiaro che è necessario far sì che tutto questo si possa alleggerire. C'è già un progetto di mobilità leggera attraverso questi pullman elettrici veloci che hanno tutte le città. Io sono stata ultimamente a Cracovia, ma per dire che no, uno pensa alla Polonia come a un posto antico e arretrato. Nel centro di Cracovia bus velocissimi elettrici o comunque molto leggeri camminano nel pedonale tranquillamente. La stessa cosa succede nelle grandi città d'Europa. Ma è una cosa che va fatta in maniera i pescaresi vanno anche un po' abituati a questo cambiamento di visione, cioè lasciare la macchina a casa e cominciare ad usare il mezzo pubblico. Chiaramente va fatto contemporaneamente, perché se si lascia la macchina a casa e non passa l'autobus o il mezzo pubblico non c'è, diventa tutto complicato. Ma bisogna fare questo cambio totale di visione, alleggerire il traffico. Ci sono dei progetti già in essere, in atto, ma chiaramente riprenderemo tutto e rivedremo insieme anche alla cittadinanza un nuovo modo di essere mobility friendly, ma nel senso di mobilità leggera. Una cosa, questo comune, se qualcuno per caso è sfuggito, è tra le prime 60 città d'Italia ciclo amabili, non mi ricordo qual è la, comunque che hanno sono amiche delle biciclette, proprio perché ha un progetto che ha attuato in maniera chiara e lì sono graduatorie che si fanno con dei criteri ben precisi che nessuno ha scelto se non e sono uguali per tutta l'Italia. È ancora poco,
Si è fatto ancora troppo poco, bisogna fare molto di più perché la città ha bisogno di aria pulita, di spostarsi velocemente. La bicicletta, faccio solo l'esempio della bicicletta, ma appunto ci sono anche questi mezzi moderni, veloci, piccoli, non serve l'autobus grande, no? La bicicletta va concepita non solo per il passeggio, ma va concepita in modo da potersi spostare anche per il lavoro, e questo ancora manca, no? Nella mentalità delle persone. Vado nella pista ciclabile la domenica, no. Un'altra cosa, mi piacerebbe, e questa cosa la dico chiaramente fin da oggi, mi piacerebbe una riviera libera, una riviera adatta al passeggio dei pedoni, adatta al passeggio delle biciclette, quindi insomma, chiusa al traffico, una aperta alle attività anche delle associazioni, aperta al passaggio dei bagnanti, insomma restituita alla città in maniera più bella. Gianni Teodoro, veniamo a un altro argomento che è semplice però molto apprezzato dai cittadini. I cittadini lo chiedono: verde pubblico e raccolta rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata. Lei da sindaco cambierebbe qualcosa? Aumenterei senza dubbio la percentuale della raccolta differenziata, perché la raccolta differenziata non solo è una raccolta di qualità, ma mi consente anche un modo per recuperare per l'amministrazione comunale delle entrate che sono abbastanza consistenti. Questo chiaramente deve essere ulteriormente pubblicizzato, bisogna continuare, come dire, ad educare anche il cittadino a collaborare, a partecipare a questo obiettivo. Questo lo si può fare tranquillamente attraverso delle grandi campagne di sensibilizzazione per arrivare a questo obiettivo. La cura del verde, lo dicevo prima, c'è un primo passo e lo abbiamo fatto per i 61 parchi che noi abbiamo, lo faremo anche per tutte le aree libere che ci sono. Questo proprio perché il cittadino possa passeggiare, vivere serenamente, voglio dire, anche attraversando non un parco, ma un semplice terreno tenuto in ordine di proprietà comunale che è aperto a tutti. A volte noi ci siamo dati così dei modelli: se devo passeggiare devo andare per forza nel parco. Questo assolutamente no, posso fare una bella passeggiata nel centro cittadino dove non c'è più lo smog, dove ho le aree, quelle comunali libere, pulite, dove le posso attraversare senza alcun problema, dove ci si posso stare per fare una chiacchiera, un incontro casuale con un amico, per poi fare cosa? Arrivare anche a dare la possibilità, come si diceva prima, a chi ama andare in bicicletta, e noi abbiamo creato chilometri e chilometri di nuove piste ciclabili proprio per dare questa opportunità. Mentre passeggio in una pista ciclabile, una delle tante che abbiamo realizzato, se incontro un amico ci fermiamo a chiacchierare, o un terreno di proprietà comunale nell'adiacenza che è pulito, ordinato, con il prato possibilmente curato, non dico all'inglese, ma un prato comunque curato, proprio per ridare immagine e decoro alla città. Questo però passa attraverso un lavoro capillare, perché se non si crea a monte gli strumenti necessari, come abbiamo detto prima, gli operai che poi fanno questo, e allora i dipendenti, abbiamo creato lavoro e qualità della vita in questo caso. Erika Alessandrini, Movimento 5 Stelle, dobbiamo riconoscere al suo movimento una particolare sensibilità per l'ambiente, quindi su queste questioni, verde pubblico e raccolta differenziata. Mi permetta, non possiamo che introdurre il tema della nuova Pescara, perché non dobbiamo dimenticarci che dal 1 gennaio 2022 i tre comuni la di Pescara, Pescara, la Grande Pescara, Nuova Pescara nella legge regionale, e dal 1 gennaio 2022 i tre comuni verranno sciolti e fusi in un unico grande comune, la Nuova Pescara. Sto parlando quindi dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, ed è ovvio che per i servizi come la raccolta differenziata, quindi la raccolta dei rifiuti, come la gestione degli spazi pubblici come quella del verde e la cura del verde urbano stesso, non
non possiamo che far riferimento quindi a grandi organismi che mettono insieme i servizi di questi tre comuni, e il principio dell'unione fa la forza, quindi un'economia di scala, ovviamente l'economia di scala ci siamo già portati avanti, perché forse non tutti sanno che la Attiva ha già predisposto una fusione con l'Inda e con Ambiente, esatto, che verrà a livello provinciale, sì, dai primi di maggio, dal 2 di maggio diventerà Attiva come nuova società con il nome di Ambiente, che già quindi riesce ad inserire e ad unire al suo interno le realtà di più comuni. C'è bisogno quindi di spingere ovviamente sulla raccolta differenziata, in particolare sulla forsu, quindi sulla parte del residuo umido, che è quello che potrebbe proprio svoltare, come dire, la questione anche dal punto di vista economico, perché si può assolutamente trasformare quello che è il rifiuto invece in un valore economico importante. Per il verde lo stesso, abbiamo oggi la Pineta Nord, che è a cavallo del comune metà tra il comune di Pescara e il comune di Montesilvano. Una gestione integrata non farebbe che mettere a sistema e quindi garantire un miglior servizio di migliore qualità. Benissimo, il tempo è scaduto, però dicevo prima, probabilmente ci rivedremo ancora in un confronto tra i 7 candidati a sindaco, poi vedremo se saranno 7 o 8, ma comunque vi do la possibilità, 30 secondi a testa, per fare l'appello al voto ai pescaresi. Allora, perché i pescaresi devono votare Marinella Sclocco, candidata sindaco del centro-sinistra? Perché sono una pescarese vera che ama la sua città, perché penso che città come la Pescara, come diceva Pasolini, è una città splendida, ma può diventare meravigliosa se tutti quanti i cittadini, insieme a un sindaco che costruisce insieme a loro, si renderanno anche un po' corresponsabili della bellezza della propria città, perché Pescara può crescere, può volare molto di più di quello che oggi è. Perché votare Gianni Teodoro, lista Teodoro, sindaco di Pescara? Perché intanto Pescara mi unisce ai pescaresi e quindi a questo grande popolo meraviglioso, accogliente e disponibile, e lo ha dimostrato nel corso dei decenni. Pescara è cresciuta anche per questo, e perché poi, se mi consente, sono l'uomo dei fatti, cioè quello che dico faccio. Perché votare Erika Alessandrini, candidata a sindaco per il Movimento 5 Stelle? Perché dobbiamo tornare a sognare in grande. Dopo sono 20 anni che destra e sinistra ci hanno fatto smettere di sognare. Siamo abituati a non aspettarci più niente dalla nostra città, come se il destino dovesse continuare inesorabilmente così ancora. E invece abbiamo coniato questo termine, questo slogan, Pescara la città che non ti aspetti. Perché possiamo ricominciare ad aspettarci delle cose dalla nostra città, possiamo ricominciare a stupirci della bellezza. La bellezza salverà il mondo, diceva qualcuno, e siamo pronti a mettere in atto tutte le attività possibili per ritrasformare Pescara nella città che non ti aspetti e mettere a frutto tutte le potenzialità che ha e che in questi anni purtroppo ci hanno fatto dimenticare. Bene, ringrazio gli ospiti, è stato un confronto sereno ma ricco di contenuti, direi convintamente. Avete notato, cari telespettatori, che siamo andati in onda di sabato, perché ieri abbiamo dato spazio al Pescara, a Grande Pescara. Ringrazio ovviamente i nostri tecnici che stanno dietro le quinte, Maurizio Daguì e Gianfrancesco Iacaruso. Vi do appuntamento, vi informo che venerdì prossimo, venerdì santo, non faremo la puntata di Moby Dick per rispettare i riti della Chiesa, anche perché molti di voi sono impegnati in questi riti, quindi ci rivedremo venerdì 26 di aprile alle 21. Grazie e buonanotte da Moby Dick.